Ciao amici, bentornati qui su tecnoandroid.it. Oggi, in questa giornata un po' uggiosa di inizio marzo, vediamo un prodotto davvero interessante, ossia questo Omron Earth Guide. Si tratta del primo smartwatch dell'azienda, nonché il primo smartwatch certificato per un uso medico completo. Sarà infatti possibile misurare alcuni parametri come la nostra pressione arteriosa piuttosto che i nostri battiti o il monitoraggio del sonno, che comunque è una cosa che avviene anche per altri wearables che abbiamo visto in precedenza. Non vi dico altro perché partiamo subito dopo la nostra sigla. Per chi non conoscesse Omron farò un piccolo cappello. L'azienda è un'azienda professionale nel campo della salute e produce tutta una serie di dispositivi più o meno smart per il controllo del nostro benessere fisico. E proprio per questo io penso che questo watch, che non definirei smartwatch ma semplicemente un dispositivo wearable per il controllo della nostra salute, è innovativo. Rispetto a tutti i wearable che abbiamo visto fino ad oggi, lui non è sicuramente bello e anche leggermente ingombrante, ma andiamo a vederlo più da vicino e vi spiego anche il perché. Come si può osservare, il cinturino è infatti decisamente più largo rispetto ai normali smartwatch. Questo perché nella parte interna, adesso vado ad aprirlo e a farvelo vedere, è presente un cuscinetto per la misurazione della pressione arteriosa. Infatti, esattamente come i dispositivi per la salute, dispositivi che sicuramente qualcuno di voi avrà a casa, va a gonfiarsi e ci dirà appunto la pressione e anche i battiti del nostro cuore. Una volta aperto, come vi ho detto, possiamo osservare meglio il funzionamento di questo sistema per misurare la pressione. Ovviamente non sarà possibile andare a rimuoverlo perché è saldo e collegato qui nella parte inferiore del nostro orologio, ma vi posso assicurare che non è poi così scomodo. Prima di fare una prova di misurazione vi volevo dire che qui nella parte laterale del sistema, appunto per la misurazione, troveremo questi due dentini o comunque questi due contatti che saranno necessari alla ricarica. Devo comunque ammettere che, avendo delle funzioni di base abbastanza limitate, essendo quindi limitato unicamente al controllo di quelle 3-4 cose di cui parlavamo prima, la batteria dura abbastanza e non sono riuscito a scaricarlo più di tanto. So che forse ha poco senso parlarne, ma vorrei un secondo spendere due parole sulla qualità costruttiva. Tolto ovviamente il cinturino che è in gomma, ma posso anche immaginare il perché abbia questo aspetto un po' cheap, dovendo essere abbastanza elastico, il corpo in sé è davvero ben realizzato e ben rifinito. Come stiamo osservando, siamo sotto fonti luminose dirette, si vede abbastanza bene il trattamento oleofobico, devo dire che è abbastanza buono. Certamente chi utilizza un dispositivo di questo tipo non andrà al bar a fare il fighetto e a farlo vedere agli amici, ma lo utilizzerà più diciamo dal punto di vista sanitario. Sul lato destro della cassa troviamo tre tasti. Il primo sarà il tasto di accensione, ci permetterà di tornare diciamo al menu, tornare indietro nel menu, e gli altri due tasti serviranno a far partire o cancellare una misurazione della pressione, come andrò a farvi vedere tra poco quando andremo a parlare anche dell'applicazione. Lo state osservando, una volta al polso sarà decisamente ingombrante, ma volevo farvi vedere come funziona il sistema di misurazione, quindi vado a farlo partire in un secondo e cerco di riprenderlo con la telecamera. Non so se riuscirò, farò del mio meglio. Non so se riuscite a vederlo, ma si sta gonfiando. Ecco, non so se riuscirà a completare l'operazione, visto che dice di posizionarlo a livello del nostro cuore. Io l'ho messo un pochettino più in alto, sicuramente restituirà valori sballati. Sta gonfiando, lo vedete? Una volta finita la misurazione ci dirà di non muoverci ed effettuarne un'altra. E ecco i risultati che sono stati misurati poco fa. Cerco di farvelo vedere un po' meglio. Da questa posizione sicuramente lo vedete meglio. Io mi sono spostato, quindi la misurazione non sarà corretta, e tra le altre cose non ho posizionato correttamente l'orologio della Omron. Infatti, come divideranno le istruzioni, dovrebbe essere circa un centimetro più in basso. Dice di posizionare due dita sul, appunto, questa parte finale della vostra mano, e ecco, così dovrebbe essere il posizionamento corretto. Trattandosi di un dispositivo medico, ovviamente c'è bisogno di avere un record, comunque una serie di informazioni registrate su un supporto, quindi in questo caso sull'applicazione, con cui noi potremo andare a contattare il nostro medico piuttosto che tenere sott'occhio tutti i nostri parametri. Ad esempio, se abbiamo un problema di cuore o un problema di pressione alta o bassa,
potremo andare a gestire e segnarci tutti i valori nell'arco della nostra giornata, delle nostre settimane, e fare anche un grafico da portare a un'eventuale visita. Io la reputo una cosa molto molto interessante, perché in qualsiasi momento potremo avere un'affidabilità importante per quanto riguarda questo genere di misurazioni, che come molti di voi sapranno non sono sempre facili da effettuare. Esistono infatti in commercio tantissime apparecchiature che però non sono poi così affidabili. Invece in questo caso potete anche andarlo a vedere sul sito, confrontato con apparecchiature di un certo livello, i risultati sono più o meno simili. Ho aperto l'applicazione, non so se riuscite a vedere correttamente, comunque possiamo andare a vedere le ultime, diciamo, misurazioni che sono state effettuate nella, diciamo, parte panoramica qui. Se poi scendiamo potremo andare a vedere il sonno, che in questo caso segna 17 ore e 50 minuti perché non lo porto da ieri, e ovviamente il peso attuale, che è un'informazione che andremo noi ad inserire all'interno dell'app. Andando su pressione arteriosa potremo andare a gestire quello che vi ho detto prima, ossia una statistica relativa a una giornata piuttosto che alle settimane o al mese, in base all'impostazione che andremo noi a dare. Purtroppo i riflessi si fanno abbastanza vedere, ma noi proviamo ugualmente ad andare avanti. Nella gestione delle attività andremo a verificare il nostro progresso nell'ambito della giornata. Io ad esempio ho impostato un obiettivo di passi di 8000, che più o meno so che riesco a, diciamo, ad ottemperare nell'arco della giornata. In questo caso ovviamente vi ho detto non lo stavo portando, quindi sembra che io non mi sia mai alzato dalla sedia. Nella gestione del sonno andremo a vedere l'orario di inizio, quando siamo andati a dormire, l'eventuale stato di agitazione, la qualità del sonno, e a consultare questo grafico, che potrà essere fruito anche in modalità schermo intero. Sul tab cronologia andremo a vedere, come vi ho detto, l'andamento settimanale della cosa. Su promemoria potremo andare a gestire eventuali avvisi di sedentarietà, piuttosto che diciamo un po' come fosse uno smartwatch le nostre eventuali sveglie. Su guida potremmo andare a capire come utilizzare al meglio il nostro orologio della Omron, piuttosto che visualizzare video esplicativi, contattare o valutare i termini e le condizioni. Mentre sul nostro profilo potremmo andare a gestire appunto le notifiche, le app e tutte le informazioni personali. Ovviamente, come vi ho detto, non è uno smartwatch, quindi non avremo la possibilità di andare a gestire le notifiche come su un Apple Watch, piuttosto che come sul recente Honor Watch 2 che abbiamo visto sempre qui al laghetto dell'Eur. Potremo infatti unicamente consultare la data e l'ora e appunto gestire le nostre informazioni mediche. Devo ammettere che all'inizio ero scettico e ho voluto provare, anche perché, come molti di voi ben sapranno, ho avuto qualche piccolo problemino nel corso dei mesi scorsi con il mio cuore, quindi ho detto ok, facciamo la prova, cerchiamo di confrontarlo con un dispositivo medico, diciamo canonico, tradizionale. Può un wearable essere affidabile e fornirci dei dati affidabili per la nostra salute? In questo caso, con questo Omron, direi proprio di sì. Ovviamente non fraintendetemi, lui non è completamente inutile. Le notifiche arrivano, ma essendo un notificatore che non ci permette, tra le altre cose, di leggerle o comunque leggerle in maniera adeguata, sarà un pochettino inutile. Ma ripeto, non è questo l'uso che io ne andrei a fare. Quindi è grande, forse un pochettino costoso, ma assolutamente affidabile. Quindi approvato per tutte quelle persone che abbiano la necessità di controllare i propri parametri vitali nell'arco della giornata. Io la finisco qua, credo di aver parlato abbastanza. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a lasciare un commento qui sotto e a farmi sapere se avete un dispositivo di questo genere, se nel corso del tempo vi è stato utile. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Io vi saluto, ciao a tutti da Nicolò per TechnoAndroid.it.